Torino, qui a Foggia oggi per Lego Quindi Sono, a presentare il suo libro. Che sentimento porti per questi ragazzi e che sentimento è custodito nel tuo testo? Sono molto emozionata perché sto per parlare con delle persone molto giovani che hanno letto le cose che ho scritto, e quindi questa cosa mi emoziona moltissimo, quindi sono molto felice. E nel mio testo, secondo me nel mio testo c'è un sacco di speranza, anche se sembra un libro triste a primo impatto, in realtà è un libro speranzoso scritto per le persone che rimangono, e quindi è un libro pieno di speranza. Mi dicevi prima, quando parlavamo, che è un libro un po' sceneggiato, ricco di dialoghi. Spiegami meglio questo concetto. Sì, io sono lettrice forte da quando sono molto piccola e leggo moltissimi libri, però guardo anche moltissimi film, moltissime serie TV e vado moltissimo al teatro, e quindi ho cercato di unire queste cose nella scrittura, cioè cercare di avere una scrittura che si vede e si sente molto oltre a essere molto sulla pagina e molto scritta. Sì, l'ottava edizione che inizia oggi, come da consuetudine, interagisce con i gruppi di lettura di adulti e i ragazzi delle scuole della provincia di Foggia. Questa è l'ottava edizione che ricomincia, e i libri che abbiamo selezionato sono dei libri che a noi adulti e alla delegazione di ragazzi che li hanno letti prima nei mesi scorsi sono piaciuti molto. Sono dei libri molto diversi, le tematiche sono diverse, si va dai romanzi familiari, storici, dei romanzi più divertenti, c'è un graphic novel, e ogni anno è bello vedere la reazione dei ragazzi, perché alla fine sono delle scommesse che gli proponiamo. Molto spesso non sono libri nati per un pubblico di giovani, però siamo felici perché apprezzano sempre parecchio e notiamo tantissimo interesse attorno alla manifestazione. Prima di selezionare i libri, li vediamo che passano in libreria a chiederci appunto quali saranno i libri dell'anno, e questo è un dato in tendenza con quello che vediamo, notiamo tra i ragazzi, perché grazie al fenomeno di BookTok e dei social ci sono molti più ragazzi e ragazze che leggono, e quindi siamo felici che in assoluto leggano di più e che seguono il nostro progetto.